Ciao a tutti! No! Tutta sporca di cioccolato! Perché sta facendo colazione, adesso sto mangiando il pandoro. Io dovevo gli anni. Il pandoro di Chiara Ferragni. È buono? Non parlare quando mangi, Gri. Questa qui cosa? La polvere rosa. Oh, sì. E tu? Ciao piccolina, che c'è? Vuole uscire? Poi anche Zoe ha il regalo. Anche Zoe ha il regalo. Anche Zoe vuole il regalo. Sì. Ciao a tutti e benvenuti in questo 15° vlogmas. Oggi mi sono truccata gialla e verde senza nemmeno rendermi conto che sono i colori del Brasile. E c'è un sole fortissimo, perché oggi è una bella giornata, mia madre mi ha detto che arriva il caldo dall'Africa. Gretina, saluta. Sì. Belli tutto però. Ciao. Oggi che numero apriamo? 7. 7, ancora 7. Qui? Qui, sì. Brava. Caduta. E sopra di me sei caduta. Vuoto. Allora, adesso andiamo a cercare il numero 15, però prima di iniziare vi ricordo che sotto in descrizione c'è il mio negozio online e ci tengo tantissimo. Comunque ditemi, vi piace questo trucco di oggi? Io oggi io gallo. Io gallo. Cosa? Io gallo il trucco. E sì, adesso apriamo il numero 15. Grace, allora cerca il numero 15 tra questi. Io. Quello è 16. 16? Come? Allora, era il numero 15. 15? Ah, è 15. Te li leggo io? No. E allora va. 15. Quello è 18. Terzo. 18. Come 18? Terzo. 23. Come 23? Quello è 24. Come 24? Terzo. 22. Come 22? Metto qui 20. Come 20? Ma che ti dici 20? Devi cercare il 15. Come? Ah, beh, è sotto pure. È sotto. Grisa, 19. Come 19? 15. Mamma, cerca tu il 15. Io lo vedo. È sotto. No, no, è proprio qui. Vabbè. Sei proprio qua. Lo vedi? Qua. No, sul cellulare. Vedi questo? Questo. Finalmente. Attento. E apro? Eh sì. Non di spalle, Grace, girati. Anch'io voglio vedere. Questo sole acceca. Sì. Cos'è? Ti piace un libro? Allora, questo qui si chiama il Gruffalo. Ti piacciono i colori di questo libro? Vedi che bello? Che c'è, Grace? Grisina, non ti piace il libro? Non lo metto a posto. Ma che lo vuoi mettere a posto? Non ti piacciono più i libri? Qui, lo metto a posto. Ma lo vuoi portare indietro? Sì. Ma perché? Dai, te lo leggo, è bello bello questo libro, perché Cristina, te lo leggo. No. Guarda, c'è un topolino qui, c'è una volpe, ci sono un sacco di animali. Oh, ma ci sono anche qui gli animali. No. Non vuoi leggere la storia oggi? È bella questa storia, Grace, vuoi leggerla? Vuoi leggere la storia col gattino? Ma vuoi leggere la storia col gattino? Vabbè. Sì, è bello bello. La leggo la storia? Sì. Ok, allora. Io la devo portare il gattino. E vengo il gattino, ce l'ho io. Tu stai qui seduta, Grace. E leggiamo la storia. Sei pronta? Un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco. Una volpe lo vide, buon bocconcino, se lo voleva mangiare il topolino, capito?
Dai, vieni da me che ti offro qualcosa. Sei molto gentile, ma io ti dico di no. Mi vedo per cena con il Gruffalò. E chi sarà mai? Ma come? Davvero tu non lo sai? Ha zanne tremende, guarda. Artigli affilati. E denti da mostro di bava bagnati. E a cena divora volpe impanata. Capito? Dice che il suo amico Gruffalò a cena divora le volpi. Allora che fa la volpe? Volpe impanata, ho da fare. E la volpe sparì senza farsi pregare. La volpe scappa, capito? Di paura. Aveva paura. Qui. Aveva paura e scappa. Qui. Che volpe sciocca, pensate un po'. Creda che esista il Gruffalò. Capito? Non esiste, l'ha inventato lui. Per non farsi mangiare dalla volpe, capito Grace? In realtà oggi, a parte pulire casa, non so che fare. Infatti, guardate che ho fatto. Questa qui è la cuccia. Ho fatto questa cuccia del cane con dei cuscini che erano del divano e ho messo un lenzuolo sopra e ho creato questa cuccia. E a Ryuk piace tanto. Come ho detto prima, è una bella giornata, ma Grace proprio non vuole uscire. Ho detto usciamo. Niente, non vuole proprio uscire. Magari usciamo nel pomeriggio prima di dormire, perché lei fa il riposino pomeridiano. Lo sto cucinando, quindi non possiamo nemmeno uscire. Potevamo farlo prima, ma non voleva. Spero che il sole non se ne vada, perché qui il tempo va come vuole. Cioè, prima, guardate, il sole è già un po' più moscio rispetto a stamattina. C'è il sole, poi piove, poi c'è il sole. Infatti l'altra, in un video ho detto, qui piove al 100%. E poi è apparso il sole. Mentre quando c'è il sole piove, cioè non si capisce niente. Oggi ho voluto provare questo sugo, pesto con pomodori secchi e mandorle. E guardate. Sembra buonissimo. Dimmi com'è. È cotta. Sofia. Buono? Assaggio pure io. Questo qui è il piatto. Dava! Aspetta. Ve lo consiglio se volete cucinare qualcosa di veloce. Buono? Mangia tutto, ok? Speriamo. Ok, Grace dorme adesso. E non posso fare rumore. Che cosa facciamo adesso? Bagnetto! Il bagnetto. Sei felice? Sì. Fammi vedere quanto sei felice. Sì. Grace, adesso la andiamo a riempire tutta. Si sta riempiendo l'acqua bella calda. Fai occhio. Devi aspettare adesso. Adesso fai cose. Dobbiamo aspettare. Come? Hai pazienza? Sì. Guarda tutta la schiuma! Pronta per entrare? Sì. Ok. Eccola qui! Grifina, sei bella calda? Sì. Bellissima l'acqua, eh? Sì, poi a cattoli. Piena di giochi. Ok, cade. Cade perché l'avevamo messa troppa. Cade tutta giù. Che fai? Faccio così. Ok, bene, adesso che Grace sta qui in vasca, ne approfitto per pulire il bagno, visto che ci sono. Tutto quello che riesco a fare qui in bagno lo faccio. Vi ricordo sempre che giù in descrizione c'è il mio negozio online, ci tengo tantissimo. Se vi è piaciuto lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo domani con il numero 16 del vlog. Eh sì, il numero 16, un vlogmas numero 16. Ciao a tutti! Saluta. Ciao. Ciao.